Bene amici di androidblog.it, vediamo insieme cosa contiene oggi la confezione del Jiao F1. Probabilmente il nome non sarà questa la sua vera pronuncia, però ormai ci siamo capiti. Eccola qui sotto la nostra telecamera, dunque la confezione del Jiao F1, uno smartphone di provenienza cinese che è stato da poco adottato da un distributore di fiducia italiano che possiamo trovare ovviamente sul web al sito ejiao.it. Ovviamente poi vi manderemo nella descrizione del video tutti i dettagli su come raggiungere il sito ufficiale del produttore italiano, o meglio del distributore. Andiamo intanto a vedere cosa contiene un po' la confezione, oltre ovviamente allo smartphone che, visto in questo modo, potrebbe ricordare a molti il primo modello dell'iPhone di casa Apple. Ovviamente non si tratta di un dispositivo della casa di Cupertino, ma ovviamente un dispositivo made in China che riporta fra le sue caratteristiche principali il prezzo decisamente concorrenziale. Andiamo intanto a vedere cosa contiene la confezione di vendita. Apriamo subito e troviamo qui il manualetto che non è in lingua italiana ma solamente in inglese e spagnolo. Poi vabbè, i fogli per la garanzia, il cavo USB, micro USB per la ricarica e la connessione al computer, l'alimentatore ovviamente USB che per utilizzarlo necessita appunto del cavo che vi abbiamo appena mostrato, e la batteria da 2400 mAh che garantisce tutto sommato una buona autonomia a questo smartphone. Andiamo intanto adesso ad accenderlo, togliamo un po' di scartoffie. Andiamo ad inserire la batteria nello smartphone, ricapitoliamo un po' di specifiche tecniche. Allora, mettiamo la batteria. Allora, dicevamo, uno smartphone che si presenta in Italia con un prezzo veramente aggressivo per la fascia, diciamo, bassa di dispositivi, che si presenta con un hardware abbastanza interessante del calibro di, ovviamente, un processore MediaTek 6572 con frequenze pari ad 1,3 GHz per due core, 512 MB di RAM, forse un po' troppo pochi per far girare, diciamo, egregiamente l'interfaccia, l'intero sistema Android. Ovviamente poi approfondiremo l'uso di questo dispositivo all'interno della nostra recensione tra alcuni giorni sul nostro canale. Dicevamo, memoria interna di 4 GB espandibile tramite microSD. Adesso dimenticavamo di farvi vedere la possibilità di utilizzare la doppia SIM in formato normale qui nei due slot, e qui la possibilità di espandere la memoria interna tramite appunto microSD che, scusate, pare siano lette fino a 64 giga. Qui vedete poi la fotocamera posteriore da 5 megapixel, accompagnata ovviamente dal flash LED. La frontale è una fotocamera da 0,3 megapixel, il che non garantisce sicuramente degli scatti eccellenti. Ovviamente troviamo un display da 4 pollici con risoluzione 480x800 pixel ed una versione di Android pari alla 4.2 che siamo soliti trovare su questi dispositivi di provenienza cinese. Per tutte le altre informazioni e tutte le altre chicche su questo dispositivo che troviamo sul mercato, come abbiamo detto, ad un prezzo davvero molto basso di circa 70 euro, le vedremo poi insieme nella nostra recensione. Per Android Blog, Nicola De Cillis.